Quando sono morto, avevano già smesso da tempo di fare i funerali. Mancava persino il legno per levare. Mi gettarono in una fossa comune, non lontano dal cimitero. Sono Ugo Ottazzi Regi. Fui medico a Napoli durante la peste del 1656. Era tutto tranquillo in città, quando iniziò a spargersi la voce di un morbo misterioso che aveva ucciso un marinaio sardo. Ma il male dilagò più veloce delle voci e prima dell'anno nuovo si portò via metà dei miei concittadini. Noi medici non potevamo fare nulla, a parte cercare di non rimanere contagiati. Ecco perché indossavamo quelle vesti ridicole e piuttosto inquietanti, per non prenderci la peste e assistendo i malati. Come avrete capito, nel mio caso non ha funzionato. Comunque l'epidemia fu una barzelletta in confronto alla peste nera. Qui nell'aldilà c'è l'usanza di chiedersi come si è morti, così per far conversazione. Alla gente del 1347 non lo chiedi nemmeno. Più di 50 milioni di persone furono falciate dalla peste in quegli anni su una popolazione che non arrivava ai 200. Nessuna famiglia fu risparmiata. Non c'era posto dove trovare scampo. Un unico velo di terrore e morte su tutta l'Europa e il vicino Oriente. È proprio questo che significa pandemia, un'infezione su scala globale. La gente impazzì, le regole sociali furono tutte mandate all'aria. Per non rischiare di contagiarsi non ci si prendeva neanche più cura dei malati, fossero anche i parenti più stretti. Gli artisti si inventarono le danze macabre, in cui umani e scheletri ballano insieme. Boccaccio di Decameron raccontò di un gruppo di ragazzi che per sfuggire alla peste si rinchiusero in un casolare a raccontarsi storielle divertenti. Anche per i più razionali, però, fu difficile credere che non fosse l'ora del castigo divino, dell'apocalisse. Solo diversi secoli dopo abbiamo capito che, più che un essere onnipotente, la peste era dovuta a un esserino microscopico e abbiamo pian piano trovato il modo di tenerla a bada. Il mio nome è Roimata Amiri e vissi per 37 anni tra i Maori, finché il vaiolo non mi mandò a questo mondo. Il mio nome vuol dire goccia di lacrima dal vento d'Oriente, ma il vento del pianto per il mio popolo venne dalla direzione opposta. Quando i viaggiatori inglesi ci portarono in dono coperte colorate, il loro calendario segnava l'inizio dell'Ottocento, il nostro l'inizio della fine. Uno dopo l'altro vidi morire 6 dei miei 7 figli, e poi fu il mio turno. Nel nostro villaggio sopravvisse solo la mia figlia più grande e altri 12 compagni. Gli stranieri si ammalavano, sì, ma non morivano con la nostra stessa arrendevolezza. Si presero le nostre terre senza sforzo. Non andò meglio ai nostri fratelli indigeni delle Americhe, che furono spazzati via quasi del tutto da morbillo, vaiolo e influenza. E a quelli rimasti pensarono le pallottole. Sono Edith Schiller e sono morta il 28 ottobre 1918 dopo una lunga agonia. In quei giorni mio marito Egon Schiller non ha fatto che piangere e dipingermi. Anzi, dipingerci. Aspettavo il suo primogenito, ero al 6° mese. Egon, che a Vienna era considerato l'erede di Gustav Klimt, morì 3 giorni dopo di me della stessa terribile influenza. Fu un mio bacio a infettarlo. La chiamarono la Spagnola. E imperversò in un mondo già sfiancato dalla grande guerra del 15-18, che in quei giorni volgeva a conclusione. Uccise in pochi mesi più persone dei 2 conflitti mondiali messi insieme. Ma chissà perché, pochi ricordano. Fu la più grande catastrofe del 1900. La chiamarono così Spagnola perché la Spagna fu l'unica a riportarne le notizie. Aveva avuto il buon senso di non entrare in guerra, cosicché i giornali non parlavano d'altro. Negli altri paesi, invece, per evitare un panico che avrebbe danneggiato gli sforzi bellici, le informazioni sulla pandemia furono del tutto censurate. Mi chiamavo Lea Opoyamas. I miei genitori, messicani immigrati irregolarmente in California, mi avevano dato un nome americano
Donald, per rendermi la vita un po' più semplice. Ma io una vita semplice non l'ho avuta mai. Sì, sono nato uomo, ma da più ricordi mi sono sempre sentita una donna. Così, da quando avevo 14 anni, cominciai a farmi chiamare Bea. A 16 anni fuggii dalle botte di mio padre per andare a San Francisco, dove avevo sentito che le cose, per quelle come noi, erano un po' più facili. Ma senza soldi e coi documenti che indicavano un nome diverso dal tuo aspetto, l'unica scelta era diventare tu stessa una facile. Era il 1980 e iniziai a prostituirmi. Pochi mesi dopo, alcune mie amiche al quartiere di Castro si ammalarono, una dietro l'altra, e presto toccò anche a me. All'inizio la malattia si diffuse principalmente nella comunità omosessuale e la gente la chiamò con disprezzo, il cancro gay. Perciò le autorità americane non ritennero necessario occuparsene prima del 1985. Nel frattempo già 25.000 persone erano morte di AIDS e l'HIV, il virus dell'immunodeficienza umana, si era ormai diffuso in molti altri paesi e anche alla comunità eterosessuale. I pregiudizi omofobici hanno permesso la diffusione più ampia della peggiore pandemia degli ultimi decenni. Per fortuna, ora esistono cure che garantiscono alle persone sieropositive una vita normale. Le cose cambiano. Ciononostante, ancora oggi l'AIDS ogni anno uccide più di 1 milione di persone, soprattutto in Africa. Un'altra discriminazione, questa volta sulla base della povertà. Le pandemie, malattie infettive su scala globale, affliggono l'umanità fin dalla notte dei tempi. Hanno avuto un ruolo chiave nella storia, influenzando l'esito di guerre ed invasioni. Hanno stravolto intere generazioni, cambiando il modo stesso dell'uomo di percepire se stesso e la propria condizione, e influenzando l'arte, la letteratura, la musica, la filosofia. Persino nella Bibbia, il quarto e ultimo cavaliere dell'Apocalisse è raffigurato in sella a un cavallo verdastro e livido, il colore della morte. D'altra parte, ogni pandemia ha portato dei miglioramenti nella nostra conoscenza su come le malattie infettive si diffondono e anche nella nostra capacità in qualche modo di contenerle. Ma non è ancora abbastanza. Ancora negli ultimi anni abbiamo assistito a delle catastrofi sanitarie internazionali legate soprattutto all'emergere di nuovi virus, come Ebola o Zika, di cui forse avete sentito parlare. Ma da dove nascono queste nuove malattie? Come mai emergono così rapidamente, esplosivamente, e altrettanto rapidamente sembrano scomparire nel nulla? È possibile far qualcosa per evitarle o quantomeno per contenerle sul nascere? Ecco, per cercare una risposta a queste domande, l'uomo si è progressivamente emancipato da una condizione di vittima inerme in cui è versato per molti secoli. E al giorno d'oggi la comunità internazionale sta prendendo consapevolezza sempre di più non solo della necessità, ma anche della possibilità concreta di difendersi da questi pericoli. E sostanzialmente lo sta facendo con due bracci principali. Uno è la cooperazione internazionale tra gli stati e l'altro è la ricerca scientifica, ma soprattutto attraverso l'impegno sul campo delle persone che si trovano a fronteggiarle e che spesso, loro malgrado, si trovano a dover sacrificare la propria vita a questa causa, diventando degli eroi. In questa lezione aumentata cercheremo di vedere a che punto siamo nella nostra preparazione rispetto alle prossime incursioni del cavaliere Pestilenza.
esplorativa, partita dalla narice destra di Zhao Feng con uno starnuto e atterrata 4 giorni fa sul dito medio della mano sinistra di Zhao Wu. L'unità ha dovuto resistere agli agenti atmosferici avversi per 35 lunghissimi minuti. Poi fortunatamente Zhao Wu si è mangiato le unghie e siamo riusciti a entrare nel cavo rame. Da qui, sfruttando la saliva, il nostro comando è giunto fino alle cellule superficiali della gola. Dopo essere penetrato al loro interno, prendere possesso dei centri di riproduzione genetica è stato uno scherzo. Abbiamo iniziato a produrre migliaia, milioni di cloni. Fortunatamente non abbiamo trovato una resistenza addestrata. Tutto quello che sono riusciti a fare è alzare la temperatura del pianeta. Questo corpo era diventato un inferno di 39 gradi, ma ciò non ci ha impedito di espanderci anche alle tonsille e alle mucose nasali. Intanto le nostre unità di colonizzazione si lasciavano imprigionare nel muco ed espellere con la tosse degli starnuti per cercare nuovi pianeti da invadere. Molte altre unità hanno abbandonato il pianeta volontariamente imbarcandosi sulle gocce di saliva sputacchiate durante le conversazioni di Zhao Wu. La nostra specie disgraziata non ha una terra fissa. Per sopravvivere siamo costretti a saltare continuamente da un pianeta all'altro. Le possibilità di riuscita in missioni come la nostra sono minime. La stragrande maggioranza delle unità si perdono nello spazio e muoiono senza frutto. Altre giungono su cani, gatti e altri pianeti inadatti alla nostra vita. E quando finiscono su altri umani trovano spesso difese immunitarie già addestrate a riconoscerci e ucciderci senza pietà. È quello che sta succedendo qui, su Zhao Wu. Il pianeta ha rapito e ucciso dei nostri fratelli e li ha studiati per addestrare le proprie forze militari a riconoscerci. Adesso ci lancia contro battaglioni di anticorpi in assetto antisommossa e squadre di linfociti armati fino ai denti contro cui non abbiamo scampo. La nostra colonia è condannata a morte, lo sapevamo fin dall'inizio. Abbiamo resistito il più a lungo possibile solo per aumentare il numero dei nostri fratelli spediti all'esterno e siamo riusciti a tenere viva la speranza di perpetuare la specie nelle colonie lanciate nello spazio. Se almeno una di loro troverà la nostra stessa sorte, il nostro sacrificio non sarà stato. Eh sì, è dura la vita per virus, batteri e altri microrganismi che causano le malattie infettive, costretti costantemente a saltare da un pianeta all'altro per sopravvivere. Fanno quasi tenerezza. Dal nostro punto di vista, però, quello che ci interessa è limitare al minimo il numero di infezioni che essi causano. E per saperlo ci interessa esattamente sapere quanto bravi sono a saltare da un individuo all'altro. Ci interessa talmente tanto che esiste una grandezza fondamentale nello studio delle malattie infettive che si chiama numero di rimpiazzamento e che ha anche un simbolo dedicato, R0, R come Renato, 0. Si chiama numero di rimpiazzamento perché indica quanti nuovi infetti rimpiazzano ciascun individuo infetto che guarisce. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che ci si metta un giorno a guarire da questa malattia e ipotizziamo di partire da 10 infetti venuti da chissà dove. Se il numero di rimpiazzamento è minore di 1, vuol dire che questi 10 nuovi infetti saranno sostituiti da un numero più piccolo di nuovi infetti, ad esempio 8 in questo caso. Ma alla generazione successiva, cioè il giorno dopo, questi 8 saranno sostituiti da un numero ancora minore, e così via finché alla fine non ci sarà più nessun nuovo infetto che possa propagare ulteriormente l'epidemia. Quindi l'epidemia si estingue da sola. Cosa succede se invece R0, il numero di rimpiazzamento, è maggiore di 1, ad esempio 2. Vuol dire che i primi 10 infetti vengono sostituiti da 20 infetti e poi da 40, 80, 160, 320. Rapidissimamente si espande questa epidemia nel posto in cui si trova, nella popolazione in cui si trova, con un andamento che è esponenziale proprio caratteristico dell'epidemia. Quindi il numero di rimpiazzamento non solo ci dice se una epidemia parte o non parte a seconda del suo valore maggiore o minore di 1, ma ci dice anche con quale rapidità questa epidemia si può espandere. Più è alto, più sarà grande la rapidità dell'epidemia. Da cosa dipende allora questo numero di rimpiazzamento? Se noi riusciamo a capire le componenti, possiamo agire su ciascuna di esse per diminuirla e far sì che l'epidemia si contenga da sola. Sono sostanzialmente 4 le caratteristiche che vediamo principali, ce ne sono molte altre naturalmente, ma queste sono sicuramente quelle che determinano la gran parte dell'andamento dell'epidemia. Il primo fattore è quanto è bravo il virus, parlerò di microrganismi e di virus, ma di virus nello specifico, ma le cose che dicono valgono anche per batteri e altri tipi di microrganismi come i plasmodi che causano la malaria.
Quindi la prima caratteristica è quanto è bravo il virus a trasmettersi da un individuo all'altro, ad esempio stimolando dei sintomi che possono facilitare questo salto da un pianeta all'altro. Per esempio, per le malattie a trasmissione aerea, causare starnuti e colpi di tosse è proprio un modo per lanciarsi da un individuo all'altro. Ma anche dipende da quanto sono bravi a resistere all'esterno dei corpi umani, intanto che aspettano, come abbiamo visto per il nostro comandante H1N1. La seconda caratteristica importante è il tempo, ovvero quanto tempo hanno prima di essere eliminati dall'individuo che vi ospita, perché questo succederà, per la maggior parte delle malattie succede nel giro di pochi giorni. Naturalmente più è grande questo tempo, più probabilità ha il virus di trovare almeno un altro individuo da infettare. La terza caratteristica non dipende nemmeno dal microorganismo che stiamo considerando, ma dagli ospiti su cui si trova. Sempre per restare nel virus a trasmissione aerea, è molto più efficiente per un virus a trasmissione aerea trovarsi su un bambino che magari passa la maggior parte del tempo in una stanza chiusa con altri 30 bambini, piuttosto che finire su una persona che passa la gran parte del suo tempo a casa da solo senza mai incontrare nessuno. E infine l'ultima caratteristica, è quella più interessante perché crea tutta una serie di dinamiche molto particolari che vanno studiate con metodi matematici, appunto, è la probabilità di trovare delle difese immunitarie addestrate sull'individuo su cui si trovano, ovvero di trovare l'individuo suscettibile di infezione. Se l'individuo, per esempio, ha già avuto l'infezione in passato e quindi ha già le difese immunitarie addestrate, l'infezione non avrà luogo, quindi sarà sostanzialmente un contagio che non avviene, un contagio in meno che avviene o no. E questa caratteristica, dicevamo, è una caratteristica fondamentale perché crea delle dinamiche complicate, che proviamo a spiegare con un'analogia. Prendiamo una catasta di legna e lanciamo un cerino acceso in questa catasta. Quello che succederà è che le fiamme cominceranno a espandersi molto rapidamente, raggiungeranno un certo livello, poi cominceranno a spegnersi lasciando delle braci e poi soltanto delle ceneri fredde. E questo succede naturalmente perché si esaurisce il combustibile. Nel caso dell'epidemia è esattamente la stessa cosa, dove il combustibile sono proprio gli individui suscettibili, cioè che possono, su cui l'infezione può avvenire, che appunto fanno da combustibile. L'analogia con il fuoco è molto forte, tant'è che si parla di focolaio infettivo, lo stesso Boccaccio faceva un'analogia col fuoco parlando della peste nel Decameron. E vedremo che questa analogia si protrae anche molto più avanti. Questa caratteristica del numero minimo di individui infetti da potersi infettare, di individui suscettibili da poter infettare, è una caratteristica importante perché causa anche quel meccanismo che viene chiamato come immunità di branco, che è alla base dell'efficacia dei vaccini. Se noi rendiamo immuni, cioè non infettabili, una buona parte della popolazione, offrendogli una versione del virus, diciamo, attenuata, indebolita o completamente smembrata, quindi del tutto inefficace, gli organismi montano questa risposta immunitaria, abbassano il numero di riproduzioni sotto 1 e quello che succede è più o meno come l'equivalente di bagnare la legna. Quando la legna è bagnata, il fuoco può spargersi un pochino, ma a un certo punto si limita da solo, si spegne, non può andare molto oltre. E questo è esattamente il principio di funzionamento dei vaccini. Tutte queste considerazioni che vi ho detto possono essere in qualche modo riassunte e spiegate con delle formule matematiche, però queste formule matematiche poi sempre più spesso vengono trasformate in programmi del computer che sono niente di meno che dei giochi di simulazione, proprio cercano di riprodurre virtualmente la realtà concreta delle cose. E questa cosa è un gioco molto serio in realtà, perché fare questo ci permette di fare degli esperimenti virtuali. Cosa sarebbe successo se avessimo vaccinato anziché questa percentuale di popolazione una percentuale più larga, oppure delle diverse classi di età, oppure se anziché vaccinare avessimo utilizzato delle strategie di controllo diverso? E in questo modo possiamo fare una strategia, capire qual è il numero di casi conseguente e quindi scegliere in modo ottimizzato le strategie di controllo, sia diciamo rispetto alle epidemie del passato sia rispetto a quelle future. Sempre più governi, sempre più autorità sanitarie, soprattutto nel mondo diciamo economicamente sviluppato, si affida a modelli matematici, che è appunto il mio mestiere, come anticipava Andrea, si affida a questi modelli per stabilire le proprie politiche sanitarie rispetto alle malattie che sono già note in realtà, come appunto morbillo, varicella, eccetera.
ma sempre di più anche in contesti pandemici, quindi torniamo alle pandemie, cioè nel contesto di nuove malattie che vengono fuori di cui non si sa nulla, vengono utilizzati questi modelli matematici proprio per cercare di domare l'incertezza in tutto quello che può succedere. Malesia, 1998. Un fenomeno inquietante scosse la cittadina di Nipah. Uomini giovani, fino a un attimo prima in salute, nel giro di pochi minuti cadevano in un coma profondo e morivano entro 24 ore. Causa della morte, encefalite. Le autorità rassicurarono la popolazione. Si trattava di un'infezione trasmessa da zanzare ed era già in atto un piano di trattamento insetticida a tappeto su tutta la provincia. Ma le morti non rallentavano, anzi. Si registrarono casi anche in altre città vicine, persino oltre frontiera, a Singapore. A Cao Bin Chua, un giovane virologo, la spiegazione delle zanzare non convinceva. Perché la popolazione musulmana non veniva colpita minimamente dalla malattia e le altre 3-4 comunità religiose che convivevano con loro in città invece sì? Le zanzare non fanno discriminazioni etniche. Non essendo riuscito a trasmettere i suoi dubbi alle autorità locali, si fece spedire in Colorado, presso un centro specializzato in infezioni trasmesse da zanzare. Di nascosto a tutti, però, imballò alcuni campioni di tessuto infetto e li mise nel bagaglio a mano. Portare su un aereo di linea del materiale ad altissimo rischio biologico era un azzardo, ma ritenne che non ci fosse tempo per la burocrazia. Giunto a destinazione, tirò fuori i campioni e fece identificare l'agente infettivo tramite gli avanzati sistemi di microscopia elettronica presenti nel centro. Era un virus di una specie sconosciuta, della stessa famiglia del morbillo, il paramyxovirus. Una famiglia che infetta solo i mammiferi, non le zanzare. A Nipah c'erano molti più maiali che persone. L'industria della carne era in grande espansione grazie alla crescente domanda del mercato cinese. Questo spiegava perché i musulmani venivano risparmiati, per motivi religiosi non ne allevavano. Ma la cosa più preoccupante della scoperta di Cao Bin Chua era che molti paramyxovirus sanno trasmettersi molto efficientemente per via aerea. Il morbillo, ad esempio, è tra i virus umani a più alta trasmissibilità, con un R0 di circa 16. Se il nuovo virus avesse acquistato un R0 così alto, era ragionevole aspettarsi, in poche settimane, decine di milioni di morti in tutto il mondo. Appena ricevuta notizia della scoperta, la reazione delle autorità malesi fu radicale. Oltre 1 milione di maiali vennero radunati nelle fosse comuni e fatti abbattere dall'esercito, coi mitra. Così il principale mezzo di sostentamento della cittadina di Nipah fu raso al suolo. Ma il focolaio si interruppe immediatamente. A 20 anni dalla scoperta del virus Nipah, l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera questo virus come uno dei 10 a maggior rischio pandemico. Lo avevate mai sentito nominare? Ne dubito. Questo perché negli ultimi 20 anni il virus Nipah ha fatto relativamente pochi casi, talmente pochi che potrei mettermi a elencarvi nome, cognome e data di nascita di tutti i casi di Nipah nella storia e finirei entro la fine di questa lezione. Per darvi un confronto di ordine di grandezza, se volessi fare la stessa cosa con la tubercolosi, ci metterei più o meno fino al 2030. Ecco. Perché allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che per chi non lo sapesse è un po' il Ministero della Salute a livello globale, perché si ostina a considerarlo un virus a rischio pandemico? Perché il Nipah ha fatto il primo passo, un piccolo ma grande passo, lungo la strada delle pandemie. Ovvero ha colonizzato un tipo di pianeta che prima era completamente inospitale per lui. Ha fatto quel processo che viene chiamato salto di specie o anche zoonosi, cioè appunto si è adattato a sopravvivere anche negli esseri umani. Il secondo passo importante che gli manca per avere un effetto pandemico, per spargersi molto di più di quanto abbia fatto finora, è aumentare il proprio R0. Ma questo secondo meccanismo, come vedremo, è adesso molto più probabile. Sia il salto di specie, la zoonosi, che l'aumento dell'R0 sono causati da dei meccanismi di evoluzione virale.
Ovvero, questo è quello che succede. Un virus appena arriva sull'organismo, la prima cosa che fa è replicarsi il più possibile, creando miliardi, centinaia di miliardi di copie identiche di se stesso, dei cloni per gli appunto. Ma ogni tanto in queste repliche ce ne sono un paio, qualcuno, che ha delle mutazioni, delle malformazioni, che causano la morte immediata, probabilmente, l'incapacità di riprodursi di quei virus specifici. Ma tutti gli altri continuano a proliferare. Ogni tanto però di queste mutazioni casuali succede che la mutazione non è dannosa ma è una nuova arma per il virus, ad esempio la capacità di infettare una nuova specie, che nel nostro caso quella che ci interessa è quella degli uomini. È una cosa, una combinazione estremamente rara, ma ci sono talmente tanti virus in talmente tanti animali che fanno talmente tante copie di se stesso per talmente tanto tempo che prima o poi è inevitabile una zoonosi, un salto di specie. È un po' come vincere la lotteria, non succede spesso, non succede a tanti, ma a quelli che succede causa un vantaggio molto, molto grosso. Il secondo passaggio, quello dell'aumento dell'R0, può godere a questo punto di un secondo meccanismo molto importante, che si chiama trasferimento genetico orizzontale. Quando un virus si riproduce all'interno di un organismo, non è mai da solo, ci sono mille altri virus, batteri, altri microrganismi che si riproducono insieme a lui. E quello che può succedere è che all'interno di queste copie si faccia un po' confusione, ci si scambi le valigie con in stazione e quindi pezzi di materiale genetico di un virus finiscano nel materiale genetico di quell'altro. Cosa succede adesso che il NIPA può fare infezione negli uomini se il pezzo di informazione che si scambia con gli altri virus è un pezzo che riguarda la trasmissibilità? Gli altri virus che si trovano sull'uomo, ad esempio il morbillo, che tra l'altro è anche un suo vicino, diciamo, di specie, hanno già le informazioni necessarie per trasmettersi molto efficientemente. E quindi l'R0 viene guadagnato non per prove ed errori, ma semplicemente per spionaggio industriale, in un certo senso. Viene copiato qualcosa che esiste già. È molto più facile che succeda. Per questo motivo è molto importante tenere d'occhio il NIPA, anche perché, come tutte le nuove malattie infettive, la maggior parte perlomeno, il NIPA ha una mortalità altissima, circa il 70-80%. Questo è molto tipico perché sostanzialmente gli organismi, gli umani che vengono infettati da questo nuovo virus non hanno la minima idea di come affrontare questa nuova minaccia. Quindi, non riuscendo a controllarla, gli permettono di espandersi talmente tanto da causare dei problemi a livello di organi, a livello sistemico. Quindi, la mortalità alta è una caratteristica molto tipica delle zoonosi, delle nuove zoonosi. Ma, come per i virus, anche gli umani hanno dei meccanismi di evoluzione, che derivano soltanto sostanzialmente dal fatto che anche gli umani hanno una grande variabilità genetica. Supponiamo per esempio di avere una popolazione dove ci siano sostanzialmente due gruppi di persone, quelli blu più scuri e quelli azzurrini. Le persone blu scure prendono la malattia in forma grave e muoiono tutte, 100% di mortalità. Le persone azzurrine invece la prendono in una forma più lieve e ne muore magari soltanto 1 su 4. Le persone sopravvissute però trasmetteranno i loro geni di resistenza alla prole, cosicché la seconda ondata pandemica dello stesso virus causerà molti meno morti rispetto al primo giro. Quindi, in modo naturale, la mortalità delle nuove malattie tende a diminuire con le generazioni. Anche perché anche i virus, in realtà, hanno in qualche modo interesse a selezionare le mutazioni che riducono la letalità del virus stesso. Perché tenere in vita più a lungo il proprio ospite significa aumentare il proprio periodo infettivo, quindi aumentare il proprio R0. Quindi un virus, un ceppo di virus zoonotico che riesca a ridurre un pochino la propria mortalità, automaticamente si espande di più di quelli più mortali. Quindi c'è questo meccanismo di coevoluzione che riduce la mortalità delle malattie. E se ci guardiamo un pochino indietro, quasi tutte le malattie, almeno un 75% viene stimato, le malattie che attualmente sono malattie normali, anche quasi benigne, dell'uomo, risalgono a delle zoonosi che sono avvenute quando l'uomo ha cominciato ad addomesticare gli animali per sostanzialmente l'allevamento. Quindi allora vengono fuori queste nuove malattie che erano molto letali, ma hanno selezionato nel corso delle generazioni delle popolazioni più resistenti.
cosa è successo quando alla fine del Medioevo le popolazioni europee, soprattutto gli spagnoli e dopo gli inglesi e i francesi, sono andati con le caravelle in America. Hanno trovato popolazioni di indiani, figli americani, che avevano allevato diversi tipi di animali, avevano addomesticato il tacchino, il lama, l'alpaca e poco di più. Quindi non erano venuti a contatto con gli stessi tipi di virus e di batteri con cui eravamo venuti a contatto noi. Quando sono arrivati, noi con la nostra resistenza immunitaria a tanti tipi diversi di malattie, morivamo fino a un certo punto di quelle malattie. Ma loro si sono visti invasi non da una, ma da tante pandemie contemporanee. Cosicché influenza, vaiolo e morbillo li hanno sostanzialmente decimati. Si stima che almeno il 50% delle popolazioni native americane, sia al nord che al sud, sia morta esclusivamente per le malattie infettive e non per la guerra, diciamo, per la violenza fatta dai conquistadores, che ci hanno messo del suo, chiaramente. D'altra parte, i conquistadores, oltre a portare il cacao e la patata in Europa, si sono portati anche la sifilide, che era una delle malattie che avevano sviluppato loro, e che anche quella da noi ha portato delle generazioni ad alta letalità. Adesso è una malattia curabile, comunque pericolosa, ma trattabile con i medicinali. Un esempio molto calzante sul perché il Nipah, così come altri virus che magari non avete mai sentito nominare, ma devono essere tenuti sotto controllo, è l'HIV, il virus da immunodeficienza umana, che come sapete causa l'AIDS, la sindrome di immunodeficienza acquisita. L'HIV fino al 1900 era un SIV, un virus da immunodeficienza delle scimmie, non c'era negli esseri umani, fino al 1900. È un virus a trasmissione sessuale, in qualche momento è stato trasmesso a delle popolazioni del Centrafrica. Come è successo? Non è come state pensando, se avete pensato alla canzone di Andrea il gorilla, non è stato così. Le popolazioni dell'Africa centrale ancora oggi sono solite procacciarsi del cibo, procacciarsi sostanzialmente con la cacciagione del cibo tramite sotto forma di primati. Quindi sostanzialmente i macellai del villaggio, preparando le bistecche, le cotolette di scimpanzé o di gorilla o di qualsiasi altra cosa, si tagliavano, venivano in contatto con i fluidi infetti e così è potuta avvenire la zoonosi. I virus hanno avuto modo di provare ad adattarsi al corpo umano. 1900-1910. Ma la pandemia di HIV-AIDS è avvenuta soltanto, o perlomeno ce ne siamo accorti, soltanto alla fine degli anni 70, quando è stata rilevata per la prima volta a San Francisco. Ci sono voluti 70 anni prima che la pandemia avesse effettivamente luogo. Il Nipah potrebbe fare una cosa del genere. È uscito soltanto da 20 anni, sulle scale dei virus tutto sommato non è così tanto. Il capodanno del 2015 era appena passato e l'estate era già a pieno ritmo nel nord-est del Brasile. Fu allora che negli ospedali della zona cominciarono a presentarsi a decine, poi a centinaia, pazienti con macchie rosa sulla pelle, mal di testa, febbre, dolore alle articolazioni, di cui non si capiva la causa. Ci vollero 4 mesi per riuscire a dare un nome a quelle malattie misteriose, come è presa a chiamarle la stampa. Virus Zika. Tutti tirarono un sospiro di sollievo. Era un virus trasmesso dai morsi di zanzara, già noto dal 47, ma mai visto fuori dall'Africa e dall'Asia. Parente stretto di uno molto più pericoloso, la dengue, ma sostanzialmente innocuo. Pochi mesi dopo, ad agosto, si capì che qualcosa invece non andava. Decine di bambini nella zona nascevano perfettamente sani, fino agli occhi, ma completamente privi di fronte, con una forma del cranio asimmetrica, strana. Microcefalia congenita. Una malformazione cerebrale grave, con disabilità cognitive e motorie permanenti. Molti neonati morivano poco dopo il parto o nascevano già morti. Gli aborti erano molto più frequenti del normale. Le mamme, spesso ragazze giovani di famiglie povere, erano in stato di shock e nessuno dei medici riusciva a spiegare a cosa fosse dovuto, tantomeno a fare qualcosa per evitarlo. Si pensò subito, ovviamente, alla recente epidemia di Zika. I tempi corrispondevano. Altre malattie infettive causano malformazioni in gravidanza, ma non si era mai sentito che potesse farlo lo Zika né un qualsiasi altro virus trasmesso da zanzare. Però non tutte le mamme avevano avuto i sintomi dello Zika, né si trovavano tracce del virus nei neonati. Forse quindi c'erano altre cause. Un pesticida usato nei campi?
Un altro fattore inquinante? O le scarse condizioni igieniche della zona, una delle più povere del Brasile. Ci vollero altri 2 mesi prima che in ottobre si trovasse lo Zika nel liquido amniotico di feti microcefalici. Intanto era stata dimostrata anche l'associazione tra lo Zika e un'altra complicazione negli adulti. Brava, ma terrificante. La sindrome di Guillain-Barré. Nel giro di poche ore tutto il vostro corpo rimane paralizzato. Rimanete coscienti ma non potete reagire. Non potete comunicare. Anche per respirare dovete affidarvi a delle macchine. Se avete la fortuna di avere vicino un ospedale attrezzato. I minuti vi sembrano infiniti. Ma la paralisi dura settimane. Poi l'incubo gradualmente svanisce senza conseguenze. Mentre la scienza aggiornava le sue conoscenze sullo Zika, il virus non smetteva di diffondersi. Tra novembre e gennaio altri 24 stati del Sud America e dei Caraibi segnalarono epidemie di Zika. La situazione era seria e richiedeva una risposta internazionale coordinata. Per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità proclamò lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica. Era il 1 febbraio 2016, a più di un anno dai primi casi della malattia misteriosa. L'emergenza internazionale di salute pubblica è sostanzialmente l'equivalente pandemico del suonare la sirena di un paese quando in città c'è un incendio. Quindi vedete che torna un pochino l'analogia con l'incendio, con il fuoco. È naturalmente l'ultimo stadio di intervento, serve ad attirare l'attenzione della comunità, in questo caso la comunità internazionale, per dire c'è qualcosa di molto grosso che sta succedendo e che potrebbe riguardare tutti molto presto, e quindi a dirottare fondi nella ricerca e nell'intervento. Ma come abbiamo detto è l'ultimo dei vari tipi di interventi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo in atto a partire dal 2005, dopo la pandemia di SARS. Questi interventi rientrano nell'ambito delle regole di salute internazionale, si chiamano il framework, l'ambito legislativo all'interno del quale si trovano. Prima di lanciare l'emergenza internazionale che spesso causa panico nella popolazione globale e nei media, naturalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità manda i suoi pompieri nelle zone dove c'è un'emergenza di qualcosa di una nuova malattia infettiva o anche di una malattia infettiva vecchia che ha del potenziale pandemico. I pompieri in questo caso sono naturalmente medici, infermieri, personale ospedaliero insieme a tutti i dispositivi medici necessari. Ma non solo, manda antropologi, perché in queste situazioni la comunicazione con le comunità locali è estremamente importante. Per esempio durante l'epidemia di Ebola del 2014 uno dei mezzi di trasmissione della malattia erano i funerali. Non è facile dire a una popolazione che è già in un lutto, in un panico particolare, dire adesso basta, i funerali non li fate come siete abituati, li fate come diciamo noi, venuti da Ginevra. Quindi la comunicazione, la collaborazione con le autorità morali, politiche, locali è estremamente importante. È anche importante la comunicazione appunto con il grande pubblico, con il pubblico mondiale, perché una cosa che è successo spesso durante le emergenze di salute pubblica internazionale già proclamate è quella di dare l'impressione che si tratti di dei falsi allarmi, magari manovrati da chissà quali poteri forti. È molto importante stare attenti in queste decisioni e nel modo in cui vengono comunicati i rischi alla popolazione. Prima ancora però che venga fuori un possibile incendio, c'è l'equivalente dei nostri piani antincendio, quello che viene chiamato in inglese preparedness, preparazione, preparatezza in italiano. Ovvero, anche in assenza di focolai epidemici pericolosi nel mondo, quotidianamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità organizza corsi di formazione, incontri con tutti gli stati del mondo per cercare di rendere preparate le istituzioni e gli individui alle possibili minacce pandemiche che sono di attualità e quindi a cercare di creare una catena di comando efficiente in caso qualcosa venga fuori, a cercare di sostenere e potenziare le capacità diagnostiche sul terreno che spesso come vedremo sono carenti. Tutto questo è quello che si fa molto in breve naturalmente nell'ambito della cooperazione internazionale per cercare di difenderci dalle pandemie. Dall'altra parte il braccio armato che sta un po' alla base di tutto questo è la scienza. Scienza che ci permette, ad esempio, di capire qual è
la specie animale da cui è venuta fuori la zoonosi. Sapere questa cosa ci permette di capire quali altre zone del mondo potrebbero essere soggette allo stesso tipo di zoonosi, oppure di andare a investigare se questo virus si trova nelle specie di altre zone del mondo. Se sono per esempio specie migratrici come gli uccelli che sono stati responsabili della pandemia di influenza aviaria e così via. Poi è utile per esempio per capire qual è la via di trasmissione tra umano e umano. Per esempio per lo Zika era abbastanza noto che fosse tramite zanzare, ma proprio durante la pandemia del 2015-2016 ci si è accorti che c'è anche una componente di trasmissione sessuale. Può essere trasmessa per, non Zika, ma in generale bisogna capire se può essere trasmessa anche per via aerea, per via di acqua contaminata e così via. E naturalmente la scienza serve per trovare rimedi. Quindi, per esempio, dei dispositivi diagnostici che ci permettano rapidamente sul campo di distinguere lo Zika da un morbillo, per esempio, non è così scontato. Oppure i vaccini e le terapie che ci permettano di ridurre al minimo i contagi e anche di limitare il danno che fanno nel momento in cui l'infezione viene fuori. In tutto questo, i modelli matematici ancora una volta possono venire da noi. E in particolare i modelli matematici applicati ai cosiddetti big data, soprattutto ai dati che vengono soprattutto dalla genomica, potrebbero aiutarci un giorno a predire quali sono i nuovi virus a potenziale pandemico, quelli che magari ancora adesso non conosciamo nemmeno. Quindi prima che facciano una zoonosi. E l'idea qual è? Prendiamo tutti i virus che ci sono nel mondo animale, li confrontiamo con i virus che già circolano nel mondo umano, capiamo quali sono quelli più vicini e cerchiamo di tenere maggiormente sorvegliati questi virus che sono a maggior rischio. Questa è una bella idea di fondo, ma il problema è che esistono milioni e milioni di virus e finora siamo riusciti a fare questa operazione soltanto per 5.000 di essi. In più, ogni anno scopriamo più nuovi virus di quanti riusciamo a mettere in cantiere con questo sistema. Però non è detto che la tecnologia sia di sequenziamento dei genomi, sia informatica che ci permette di fare questi confronti tra i vari virus, non evolvano, non migliorino nei prossimi decenni e ci permettono di avere una sfera di cristallo. Per il momento, non avendo questa sfera di cristallo, dobbiamo affidarci alla cosiddetta blueprint dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un organismo delle Nazioni Unite, che è appunto questa lista di 10 virus ad alto potenziale pandemico verso i quali la ricerca scientifica dovrebbe cercare, e i fondi per la ricerca scientifica naturalmente, devono cercare di concentrarsi. In questa lista rientrano naturalmente Zika, Nipah, il Ebola naturalmente, anche l'influenza che sembra una malattia così insomma comune ma in realtà ha un grossissimo potenziale pandemico come abbiamo visto con la spagnola. Ce ne sono diverse altre, ma ce n'è una che ha una caratteristica ancora più subdola delle altre, ancora più potente delle altre. Si chiama malattia X. Questa caratteristica particolare è che non esiste. È una malattia che non esiste ancora. E il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia deciso mettiamo una malattia X incognita nella lista di quella ad alto potenziale pandemico significa questo. La prossima pandemia potrebbe venire da queste 10, ma potrebbe venire o da una di quelle che non abbiamo messo in queste 10 o da uno dei virus o dei batteri che non abbiamo mai visto. Quindi indicare la malattia X significa versate fondi, fate ricerca anche su quella ricerca di base che qualsiasi sia il nuovo virus o batterio potenziale pandemico che dovesse venire fuori, ci permette di caratterizzarlo, capirlo, studiarlo, progettare contromisure nel modo più rapido possibile. Quindi di incentivare questo tipo di ricerca. Abbiamo visto la cooperazione internazionale, abbiamo visto la ricerca scientifica, abbiamo visto come si fondono attraverso questa blueprint, questa direttiva che diciamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà alla ricerca scientifica, ma manca ancora l'elemento in carne e ossa, diciamo, i veri eroi delle pandemie. Ciao, io sono Salome. La storia che vi racconto, la mia storia, cominciò quando mio padre, un medico stimato a Monrovia, fu mandato a chiamare da suo fratello, che stava molto male. Pochi giorni dopo si ammalò anche mio padre e presto finimmo tutti in ospedale. Mia madre, mia sorella Josephine, che era incinta, io e anche il mio compagno James.
tutti con la stessa diagnosi. Ebola. Era il 2014, avevo 26 anni. Mio zio e mio padre morirono subito. Io invece stavo guarendo e aiutavo Josephine a nutrirsi e lavarsi. Mentre eravamo ancora in isolamento, mi diedero la notizia che anche mia madre non ce l'aveva fatta. Non dissi niente a mia sorella per via del bambino che aspettava, ma alla fine abortì lo stesso. Ma io, lei e James fummo risparmiati. E quando guarimmo, i responsabili dell'ospedale di Medici Senza Frontiere mi offrirono di restare a lavorare per loro. Molti infermieri erano morti per il contagio e avevano notato come mi ero preso cura non solo di mia sorella, ma anche degli altri malati. Io adesso avevo un superpotere, ero immune dalla malattia, sapevo cosa provavano i malati e potevo aiutarli materialmente e confortarli nelle tende di isolamento, là dove non potevano stare i loro cani. Così accettai, insieme a James, e diventammo assistenti psicologici e infermieri. Alla fine del 2014 il Time dedicò il titolo di Persona dell'anno a tutti gli eroi che avevano combattuto contro l'Ebola. Scelsero me per la foto di copertina. Finita l'epidemia, io e James ci siamo sposati e abbiamo avuto 4 bellissimi bambini. L'ultimo, Solomon, è nato da un cesareo. Dopo il parto mi hanno dimessa, in fretta e furia. Appena arrivata a casa mi vennero le convulsioni per la pressione alta e James mi riportò di corsa in ospedale. Ma le infermiere, vedendo che schiumavo dalla bocca e sapendo che avevo avuto l'Ebola, si rifiutarono di toccarmi per paura che potessi contagiarmi. Che assurdità, dopo 3 anni! James recuperò una carrozzina nel pronto soccorso e mi portò nel letto dove avrebbero dovuto curarmi, ma si rifiutarono persino di farmi un'iniezione. Sono morta il giorno dopo. Io, sopravvissuta all'epidemia, sono stata uccisa dalla povertà e dall'ignoranza. Non ce l'ho con nessuno, no? Solo mi dispiace che i miei bambini dovranno conoscere il volto della loro mamma da quella foto sulla copertina del libro. Le pandemie, come abbiamo visto, hanno sempre fatto parte della storia dell'uomo e ancora oggi costituiscono una minaccia reale, se non addirittura amplificata rispetto al passato. Amplificata perché i viaggi internazionali a cui ci siamo abituati, sempre più diffusi, permettono a una nuova pandemia di spargersi rapidamente nel giro di pochi giorni ai 4 angoli del globo, rendendo quindi più difficile il controllo. Ma anche perché l'aumento degli allevamenti intensivi, per esempio, in tutto il mondo, creano un'interfaccia tra gli uomini e l'animale che non è salutare. Le condizioni sanitarie e igieniche di questi allevamenti sono spesso di sovraffollamento, per cui le malattie si diffondono tantissimo quindi permettono un maggior rischio di zoonosi quando l'uomo interagisce con questi animali. In più, la deforestazione, sempre più spinta in molte parti del mondo, sta spingendo delle specie che normalmente sono selvatiche a vivere più a stretto contatto con l'uomo, più spesso in ambienti urbani, permettendo appunto ai virus che circolano tra queste specie di essere esposti, forse per la prima volta nella storia, a degli uomini, causando appunto ancora zoonosi. Per non parlare dell'urbanizzazione, anche questa sempre più spinta, anche questa soprattutto in zone del sud del mondo in condizioni igieniche del tutto precarie, dove le malattie tra gli umani si diffondono molto di più, ma dove proliferano anche roditori, topi, pipistrelli e così via. E anche lì possono dare luogo a nuove zoonosi. In tutto questo i cambiamenti climatici ci mettono in loro perché stanno permettendo alle zanzare che portano malattie di spandersi in delle zone dove prima non esistevano, anche loro aiutati dai viaggi e soprattutto dai commerci internazionali. Per cui è una situazione molto complicata, molto rischiosa. Ma per fortuna, come abbiamo visto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui questa è la bandiera, sta cercando di metterci una pezza, ormai da circa 15 anni. Sta cercando di metterci una pezza tramite le regole di salute internazionali di cui abbiamo già parlato. Tuttavia, solo il 30% degli stati al giorno d'oggi sarebbe in grado di rispondere efficacemente a una nuova minaccia pandemica. Sarebbe in grado di rispondere vuol dire che sarebbe capace di contenere una nuova pandemia che nascesse dentro i suoi confini. Ma se la nuova pandemia emerge in uno di quegli altri stati, di quell'altro 70%, quando arriverà in questo 30% degli stati sarà comunque troppo tardi, si potrà solo fare qualcosa per contenerla, per limitare i contagi. Questo 70%, tra l'altro, è anche quello che ha maggior rischio di sviluppare delle nuove malattie.
non solo perché, come abbiamo visto, ci sono delle condizioni di allevamento igieniche abbastanza precarie, ma anche perché manca tutta l'infrastruttura necessaria alla diagnosi e al controllo. Non ci sono centri di assistenza medica, quando ci sono non sono specializzati, quindi un medico o magari un infermiere, l'unico di una zona da 100.000 persone, vede una nuova malattia, non la riconosce, la scambia per una di quelle che sa già. E anche se la riconoscesse, volesse fare un test, per esempio del DNA, per capire quale virus esattamente è, non avrebbe le infrastrutture necessarie, con dei ritardi molto lunghi. Anche nel caso in cui ci si accorge che qualcosa non sta andando, la risposta internazionale, anche da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è del tutto ostacolata dalle condizioni sul campo. Non ci sono le strade per fare arrivare le persone che magari possono vaccinare la gente contro la malattia, non c'è l'elettricità per preservare la catena del freddo dei vaccini, non c'è internet per le grandi comunicazioni, per il grande volume di comunicazione che è necessario in questi casi. Poi ci sono alcune zone dove la situazione è ancora più drammatica, dove la situazione è stata esacerbata da anni, addirittura decenni, di guerre fratricide tra le popolazioni del posto, che oltre ad aggravare la situazione di povertà, hanno esasperato la psicologia delle popolazioni, spesso rifugiati che si muovono molto per incontrare parenti lasciati indietro e così via. Rendendo tutto molto più complicato. Proprio oggi, in questo momento, e ormai da più di un anno, in Repubblica Democratica del Congo è in corso la seconda più grande epidemia di Ebola della storia, dopo quella del 2014 raccontata da Salomè. Quella ha causato 30.000 casi e 10.000 morti. Questa epidemia qui, al momento, siamo a 3.000 casi e 2.000 morti. Quindi una mortalità molto più alta, anche per la difficoltà di arrivare a curare le persone. E questo avviene proprio in una zona che è martoriata dalla guerra del coltan, dove sono avvenuti quegli stupri di gruppo che sono valsi il premio Nobel per la pace a Denis Mukwege, un medico ginecologo di quella zona. Per cui è una situazione veramente difficile, e dopo un anno di continui tentativi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per cercare di contenerla, ancora non siamo riusciti ad avere la meglio. In Italia c'è un vecchio detto che dice che guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia. E per fortuna in Italia abbiamo avuto modo di dimenticarcene. Ma purtroppo questo è ancora valido in molti paesi del mondo. La Carta Costitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce che la disparità nei diversi paesi per quanto concerne la sanità e la lotta contro le malattie trasmissibili costituisce un pericolo per tutti, ma soprattutto che la sanità di tutti i popoli è condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza. A questo ideale, messo nero su bianco da tutti gli stati nel 1946, si ispirava il medico marchigiano Carlo Urbani. Era presidente della sezione italiana di Medici Senza Frontiere quando ritirò il premio Nobel per la pace conferito all'associazione nel 1999. 4 anni dopo, nel 2003, era in Vietnam per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e viene chiamato da un ospedale privato per curare un businessman americano con una polmonite atipica molto contagiosa. Capisce subito che è qualcosa di anomalo e agisce con risolutezza. Chiede l'isolamento di tutti i pazienti. Si fa chiudere in ospedale con il personale sanitario per evitare che il virus si spalda dall'esterno, ma così facendo moltiplicò il proprio rischio di infettarsi. Spedisce campioni di tessuti all'estero, manda resoconti dettagliati per giorni, a ogni ora del giorno e della notte. Organizza un incontro tra il viceministro della salute vietnamita e l'OMS per far imporre misure di controllo in tutto lo Stato e invocare l'intervento di esperti internazionali. Si scoprirà presto che la causa delle polmoniti era un nuovo virus, a cui fu dato il nome di SARS. Il suo intervento rapido e il suo attivismo infaticabile fermarono sul nascere il focolaio vietnamita. Non solo, mobilitarono la risposta internazionale, permettendo di intervenire nel resto del mondo prima che fosse troppo tardi, limitando i morti a meno di 1.000.000. Dopo questa pandemia, forse anche stimolata dall'efficacia dell'azione del dottor Urbani, l'OMS istituì le regole di salute internazionali che oggi stanno rafforzando le difese mondiali.
Ma Carlo Urbani non saprà mai nulla di tutto questo. Due giorni dopo la riunione col vice ministro svilupperà i sintomi della malattia e in 2 settimane ne morirà, lasciando una moglie, 3 figli e il proprio corpo alla scienza per la ricerca. Ci lascia inoltre queste parole. Sono cresciuto inseguendo il miraggio di incarnare i sogni. Oggi il sogno di distribuire accesso alla salute ai segmenti più sfavoriti delle popolazioni è diventato il mio lavoro. Anni di sacrifici mi permettono di vivere vicino ai problemi, a quei problemi che mi hanno sempre interessato e turbato. Quei problemi oggi sono anche miei, in quanto la loro soluzione costituisce la sfida quotidiana che devo accettare. E in quei problemi crescerò i miei figli, sperando di vederli consapevoli dei grandi orizzonti che li circondano. E magari vederli crescere inseguendo sogni apparentemente irraggiungibili, come ho fatto io. Grazie.